Dopo la tragedia avvenuta durante la visione della finale di Champions League in Piazza San Carlo a Torino, sono state introdotte nuove misure di sicurezza per le manifestazioni all'aperto. C'è stata sicuramente una rivoluzione. Quello che si mette in campo è sempre in rapporto all'entità del rischio che la manifestazione comporta. Per ottenere l'autorizzazione a un evento vanno garantite vie di accesso e di deflusso per il pubblico, aree dedicate al soccorso, un operatore di sicurezza ogni 250 partecipanti e un piano di evacuazione. Tutto va coordinato con il comune e le commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo, tra cui vigili del fuoco, dirigenti medici e forze di polizia. Se il rischio è elevato, entra in gioco anche la prefettura. Per chi organizza un festival aumentano responsabilità e costi, fino al 30%. Trattandosi di iniziative senza ingressi, senza sponsor, ma solo per promuovere la nuova musica giovanile emergente, un 20% circa di operatori sono stati costretti ad annullare gli eventi. Come hanno inciso le direttive per l'incolumità e la sicurezza pubblica su concerti, festival e feste popolari? Buonasera, è il 3 giugno del 2017 in piazza San Carlo a Torino. Si sta proiettando su un gigantesco schermo la finale di Champions League, Juventus-Real Madrid. Quattro delinquenti, dopo aver rubato degli oggetti di valore, si fanno largo tra la folla, spruzzando uno spray urticante. Ecco, la conta è tremenda, due morti, 1500 feriti, ma quella sera emerge che c'è stato un mancato coordinamento tra le forze di pubblica sicurezza e i soccorritori. Emergono anche delle criticità, delle carenze tra chi ha organizzato l'evento. Il Ministero dell'Interno emette delle direttive in tema di sicurezza e vediamo quanto questo gesto scriteriato di quattro delinquenti ha condizionato e messo in crisi le casse dei comuni, la storia, le tradizioni di un intero paese, la nostra Antonella Cignarale. Proprio la zona rossa questa? Sì, è la zona rossa, è il cuore del concerto. Il Tour di Jovanotti è stato valutato un evento ad alto rischio, sia per il numero di partecipanti, circa 33.000, che per la location, la spiaggia. La sicurezza è la principale voce di spesa. Il 40-50% vuol dire che è dedicato alla sicurezza. Nell'ambito del Tour parliamo di milioni di euro. È stato predisposto un piano di sicurezza balneare. L'area A, nei primi 60 metri dalla riva, è vigilata da 30 bagnini. Dopo i 60 metri c'è l'area B. L'area B è dedicata ai mezzi di soccorso e ai mezzi dedicati alla sicurezza della manifestazione. Chilometri di rete di acciaio e transenne per delimitare la manifestazione. L'area pubblico deve essere divisa in tre settori, lasciando al centro un corridoio di emergenza destinato al soccorso. I palloni verdi indicano le vie di fuga e ai varchi d'ingresso i controlli sono come in aeroporto. Vengono vietate anche creme solari e l'antizanzara. Ti hanno detto che lo devi buttare perché? Perché è infiammabile. E un concerto è saltato, a Vasto. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha rilevato carenze nelle misure di security e safety e ha dato parere negativo allo svolgimento dell'evento. Un rischio era il deflusso del pubblico e il traffico sulla strada statale. L'annullamento in relazione alla sicurezza non c'entra proprio nulla. Abbiamo presentato tre progetti, una con la statale aperta, una con la statale chiusa e uno semiaperta. Ci è stato detto tutto e il contrario di tutto. Da provincia a provincia ha avuto, diciamo, delle prescrizioni differenti per il tour sulle spiagge. Sì, l'applicazione delle regole è abbastanza soggettiva. E non dappertutto le indicazioni sono uguali. Lo sportello del pubblico spettacolo di Roma fornisce una tabella per calcolare il rischio dell'evento. Se è religioso o un concerto rock, o se i partecipanti sono 1000 o 1001, il punteggio aumenta e anche le misure da adottare per mettere in sicurezza la manifestazione. A Bologna invece non va compilata, perché non è prevista dall'ultima direttiva ministeriale. Per cui voi qui a Bologna non chiedete di compilare quella tabella? Io non la chiedo. È una valutazione soggettiva. Tutte le valutazioni del rischio sono soggettive. Queste misure qua si applicano in tutte le manifestazioni, ovviamente graduando l'applicazione in maniera flessibile. E per farlo ci vuole un ingegnere che redige il piano di emergenza.
Nel borgo medievale di Novi Velia, in Cilento, il Festival Antichi Suoni si svolge lungo tutto il centro storico e tra le vie di fuga individuate ci sono vicoli, scalinate e anche il retro di una corte con i tavoli apparecchiati. Questa è una via non, di fuga? Non sembra a me una via di fuga. La difficoltà maggiore è quella di applicare una norma a un centro storico. Cioè ci vorrebbero delle deroghe a questa situazione. Cambiare la normativa anche per le manifestazioni con poco più di 200 spettatori ha comportato l'annullamento di feste sagre nei piccoli centri. Nonostante nella circolare venga specificato che si cerca di salvaguardare quello che è il patrimonio di sagre, di tradizione, questa richiesta di sicurezza rischia e rischierà di strozzarci. Per evitare il rischio affollamento nell'area della manifestazione, la capienza massima è 2 persone al metro quadro. C'è chi sceglie di limitare il numero di ingressi con il contapersone elettronico e chi di annullare il festival dopo 23 anni, perché un'alternativa all'unica piazza del paese non c'è. Secondo la normativa sulla sicurezza, in questa piazza quante persone ci possono stare durante il festival? Circa 800. E invece quante persone arrivano al festival? Circa dalle 4 alle 5.000. Quindi praticamente è impossibile, secondo la direttiva, fare il festival qua? Sostanzialmente sì. Se questa passione viene intaccata da aspetti burocratici che a noi non competono direttamente, il fuoco che abbiamo dentro va a spegnersi. E quando il fuoco è il centro di una tradizione che si tramanda di generazione in generazione da 200 anni, spegnerlo è un problema. A San Severo, in provincia di Foggia, in occasione della festa patronale della Madonna del Soccorso, la città viene addobbata con le cosiddette batterie, sequenze di fuochi sparati in omaggio alla Madonna. La Madonna del Soccorso, lei è contenta quando fanno i fuochi. Arriva la Madonna e sparano. E quando sparano, la tradizione è fuggire dal fuoco. Ogni volta che corri torna a casa con qualche bruciatura o no? Sul braccio, insomma sulla gamba anche. Torni a casa con i vestiti che non si riconoscono più. Qui applicare le direttive di safety è stata un'impresa. Se il rischio da mitigare è quello dei fuochi, a San Severo è un rischio anche non sparare le batterie il giorno della festa. A San Severo se gli tocchi un bene non ti dicono niente, se gli tocchi le batterie creano problemi. La gente qua si arrabbia. Soprattutto. È stato un grosso pericolo per i festeggiamenti. Spari, batterie, fuochi, processioni, opere di carità, è un unicum. Ci vogliono i fuochi! Io mi ribello! Questa è la batteria che a San Severo non si può sparare più. Non si può sparare più. Per consentire i festeggiamenti, la quantità di polvere da sparo è stata ridotta. Prima si utilizzava una polvere, diciamo, di circa 5 grammi. Attualmente viene inserito una grammatura di 0,30 grammi. Quest'anno è stata appesa solo una fila al centro delle strade più larghe, per lasciare una distanza di sicurezza ai lati dei fuochi. Ma cosa sarebbe successo se fosse stato impedito ai sanseveresi di avvicinarsi alle batterie? Cioè, ci sarebbe voluto l'esercito per impedire questo. Il problema principale era proprio la gente che correva sotto le batterie. Sì. Sì. Noi fuenti. Un po' siamo stati un po' il problema e la risoluzione. Eravamo i giri gialli di San Severo. I fuenti, coloro che fuggono dal fuoco, pur di mantenere la tradizione, la norma l'hanno un po' rivisitata. Indossando il gilet giallo hanno creato a modo loro un servizio di sicurezza in corsa sotto le batterie, volante, tutelando i partecipanti. La parte un po' più problematica è stato dopo calmare gli animi di molti sanseveresi. A cui le batterie non sono piaciute. La Madonna stava triste. Certo che a San Severo non scherzano, ma non bisogna farlo, neppure sulla sicurezza. Ecco, è vero anche che le feste popolari sono un'attrattiva soprattutto per le modalità spettacolari con cui si svolgono. Sono anche un indotto per le casse di quei comuni che rischiano di sparire. Ci vorrebbe un buon senso, come sacra la festa del patrono e sacra anche la sicurezza. E allora bisognerebbe finanziarla per evitare
che certe manifestazioni spariscano. Il finanziamento farebbe bene anche alle casse di quei comuni, in previsione della richiesta di autonomia da parte delle regioni del nord, servirebbe a contrastare la disoccupazione che è fonte di disperazione e a cui attinge la criminalità organizzata.